Salve a tutti, oggi vi voglio parlare di questa macchina qua ed è il mulinetto della Prim ed è il MIDI questa. E questa mi è stata regalata per Natale e tra breve mi arriverà anche l'altra grande, ma non di questa marca qui, ma della AliExpress che è più professionale di questa. Poi dopo faremo il confronto. Questa in pratica fa cassettini e guanti, ma io la uso soprattutto per fare i vestiti per le mie bambole, perché sapete che io faccio modellismo oppure faccio anche le bambole in stoffa e questo mi serve moltissimo per fare i vestiti. Come vedete, ho fatto questa berrettina qua, vedete? Poi ne ho fatto un'altra con una lana un po' più sottile ed è venuta così che a me piace uguale. Questa è la macchina, vedete? Ed è una macchina a 22 aghi. Si può lavorare con la lana di spessore, diciamo, dal medio al grossino. In pratica si lavora con lana che va con ferri numero 2 al numero 6, quindi come vedete il 6 è un numero abbastanza grande, quindi abbastanza grossa. Se si lavora tubolare la circonferenza viene 20 centimetri, mentre se si lavora rettilineo la larghezza sarà di 12 centimetri. Come fa a vedere anche qua, vedete? Lo dice anche qua, tubolare 20, rettilinea 12. Nella confezione, oltre alla macchinetta, trovate le istruzioni e questo aghetto in plastica. Io uso anche uncinetto, secondo quello che ho, quando devo chiudere il lavoro. Molto spesso io lo chiudo facendo un giro con l'uncinetto, ma poi vi farò vedere quando creeremo qualcosa di più specifico. Questo video serve solo per farvi vedere il funzionamento di questa macchinetta. Allora, la macchinetta si compone così. Questo è il tendifilo che io non riesco a usare. Io ho provato a metterlo, ma per me la maglia tira molto e quando vado a girare mi inceppa spesso e volentieri, quindi io questo non lo uso, che potrei pure toglierlo. Poi togliamo il coperchio e qui vedete ci sono tutti i nostri uncini in plastica, in pratica sono gli aghi, vedete? E il primo è il nero, se vedete è scuro, per far vedere l'inizio lavoro. Abbiamo una manovella per girare il lavoro e poi abbiamo questo cursore. In uno c'è un pallino tondo e vuol dire che così si lavora a tubolare, mentre se lo spostiamo nell'altra direzione c'è un quadrato e vuol dire che lavoriamo rettilineo. Ora vi faccio vedere lavorare circolare, quindi tubolare, e voglio fare, ho rimasto questo po' di lana qua, voglio fare un altro cappellino se riesco, così. Quindi vi faccio vedere, si infila la macchina. Questa è una maglia un po' lavorata, speriamo che riesca a passare bene, però generalmente io uso questo di questa grossezza che è come questa, oppure anche un po' più grossa. Adesso vediamo con questa. Allora, siccome questa macchina è un po' leggera, quando lavoriamo dobbiamo tenerla ferma con le mani. In questo caso si può mettere il coperchio e tenerlo. Io preferisco usarla senza coperchio. Bene, ora infiliamo e dobbiamo mettere un ago sì e un ago no. Quindi il primo, il nero, lo facciamo passare, il secondo no.
Ora prendo il filo e facciamo uno sì e uno no. Uno sì. E il nero lo rifacciamo passare sotto. Ok? Teniamo il filo un po' teso. Vedete come viene infilata? Non so se si vede. Ora, come ho detto, tengo la mano ferma e faccio e parto. Il primo giro cerco di farlo piano e guardo bene che mi prenda tutti gli uncinetti il filo. E arrivato al nero vuol dire che abbiamo fatto un primo giro e così continuiamo. E lasciamo un po' di filo per fermare. Bene, adesso ho finito i giri che volevo. Prendo, sfilo la macchina, prendo il mio ago. Prima infiliamo, mi ero dimenticata, infiliamo l'ago, infiliamo l'ago, prendiamo su il filo, il primo e il secondo, e passiamo il filo in questo modo. State attenti di non far uscire quello vicino. Io vi consiglio sempre di tenerlo comunque stretto, oppure cercare di tenere in alto in modo che quando prendiamo questo non si sfili gli altri. E continuiamo così per tutta la circonferenza. Ecco qua, si è impigliata, ecco qua la nostra maglia. Questo è la rovescio e questo è la rovescio e questo è la dritto. Qui abbiamo i fili che avevo legato perché mi mancava, quindi si porta dentro in questo modo e ora con questo filo cerco di stringerlo il più possibile, visto che dobbiamo fare un'altra berrettina. Poi portiamo dentro l'ago. E cucio. E questa, vedete, è la, adesso fermo il filo. Ed ecco qua la nostra berrettina per la mia prossima bambolina. Poi gli farò il pompon, vedete? Questo volendo si può essere, si poteva fare anche un calzettino, però io avendo poca lana ho fatto la berrettina per le mie bambole. E questo è un modo per lavorare. Ora vi faccio vedere
la maglia rettilinea, cioè quella aperta. Allora, ci dobbiamo ricordare di spostare il cursore dal cerchio al quadrato. Mettiamo il nostro filo. Vedete che se io giro la manovella, qui mi si blocca. Quindi sempre dal nero dobbiamo infilare la macchina. Siccome è il primo giro, dobbiamo sbloccare e fare il giro partendo dal lago dopo il nero, mi raccomando, e facciamo sempre uno sì e uno no. Scusate, ritorno indietro che mi si è sfilata. Metto il filo dentro, poi quello sì, uno sì, uno no. E arrivato a questo qua, vedete il nero è qui, ci dobbiamo fermare a quello prima del nero. Ok? Ora blocchiamo la leva e partiamo. Vedete che qui si blocca, quindi in modo che, vedete, non so se deve essere preso, il filo deve essere agganciato in questo gancetto qua e si torna indietro. Vedete? Si fa il giro. Qui siamo arrivati alla fine, quindi si va finché la macchina non si sente bloccata, si tiene il filo un po' teso e si ritorna indietro. Vedete che qui il filo si viene bloccato da questo, quindi abbiamo 3 o 4 dal nero, 2 o 3 aghi che non vengono presi. E quindi si torna indietro e si fa, ed ecco qua, ancora al nero, si blocca, si ritorna indietro e così via finché non abbiamo fatto tutto. Bene, io ora finisco qui il mio giro. Non vi sto a far vedere la chiusura perché l'avete già vista. Questa non posso chiuderla perché mi serve poi per fare un altro lavoro. Ora faccio un giro vuoto. Ed ecco qua, vedete, il lavoro è aperto. Vedete? Questo è il dietro e questo è il davanti. In questo modo potete fare anche più pezzi e fare anche una sciarpa, però dopo dovete poi cucirla insieme. Vedete? Bene, io spero che vi sia stato d'aiuto a farvi vedere questa macchinetta. Se avete qualche altra che volete sapere, qualche altra cosa, fatemelo sapere, vedrò di fare il video e non appena mi arriva l'altra vi farò vedere anche il funzionamento di quella. Per ora è tutto, vi saluto, iscrivetevi al mio canale, mettete magari vi piace o non mi piace, commentate, e io vi, come detto, vi do appuntamento al prossimo video e ciao.